Amici dello sportello del cittadino, è agosto, è pieno agosto, è piena estate, ma noi lavoriamo perché i disservizi di questa città, dovete sapere, non vanno in ferie. Ci troviamo a Taranto, zona San Vito, precisamente Lido Chiapparo. Vedete, una zona bellissima, ci sono delle barche ormeggiate, c'è tanta gente, giovani che si fa il bagno, cerca di distrarsi un po', ma tutto intorno c'è un quadro davvero deprimente, devastante, una sporcizia infinita. L'amministrazione comunale non interviene, non provvede affatto a rimuovere situazioni di decozione, di degrado allo stato puro, e vedete erbaccia, vedete rifiuti di ogni genere, sacconi di rifiuti ammassati. E il problema è un altro, che non c'è neanche un cestino, non c'è neanche un cassonetto nelle vicinanze per gettare i rifiuti. Allora non prendiamocela questa volta con gli incivili. Certo, gli incivili ci sono che gettano i rifiuti, ma mettiamoci nei panni del cittadino. Se non c'è un cassonetto, i rifiuti, il saccone di rifiuti, il cittadino cosa deve fare? Se lo deve portare a casa? E poi, ammesso anche, è giusto, condanniamo gli incivili, noi li condanniamo. Ma l'amministrazione comunale, l'AMIU, deve fare la parte propria, deve venire a pulire. Non si possono tenere accatastati per mesi sacchi di immondizia che vengono spostati da un punto all'altro. Ma che immagine diamo della nostra città? Come possiamo fare turismo quando ci manca l'ABC della civiltà, l'ABC del saper amministrare una città? Signor Sindaco, ma lei pensa che il turista si fa una bella idea di Taranto, della sua amministrazione, di lei? Intervenite, è una vergogna.